Le cose sono state Marzio, gira. Ok, doveva venire un'altra associazione, ma non l'avete ancora, credo l'associazione garibaldina, c'è qualcuno dell'associazione garibaldina che doveva venire, che anche loro per la prima volta erano ieri presenti al teatro. Vabbè, se verranno glielo consegno il corteo per andare a Piazza Nassiria. Grazie a tutti. Ciao. Thank you.
da noi. Sì, però qualcuno sa come fa la chiave. Thank you.
facciamo tre spigli di attenti e poi facciamo mameli. Attenti solo gli ottoni, preparate mameli. Egregi signori e gentili signore, prima di dare inizio alla cerimonia voglio ringraziare a nome dell'Associazione Sottufficiali di Fonte Nuova, di cui mi onoro esserne il presidente, tutti voi che con la vostra presenza rendete più significativa la commemorazione. Ringrazio tutte le autorità militari, civili e religiose, le associazioni combattentistiche e d'arma, le associazioni del volontariato che hanno effettuato il servizio d'ordine, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Municipale, il gruppo della Croce Rossa di Fonte Nuova. Un grazie particolare al sindaco Graziano Di Buò e alla sua amministrazione per aver patrocinato questo avvenimento. Al nostro presidente nazionale che oggi ha voluto onorare questa manifestazione. Infine rivolgo un caloroso ringraziamento a tutto il direttivo dell'ANSI Fonte Nuova, a tutti i soci iscritti, perché senza di loro, senza il loro sostegno, tutto ciò non sarebbe stato possibile. 10 anni sono trascorsi da quel terribile evento che causò la morte di 28 tra militari e civili, di cui 19 italiani, 13 carabinieri, 4 soldati dell'esercito e 2 civili. Erano uomini coraggiosi, con affetti, sentimenti che facevano il loro dovere in terra straniera, in difesa di valori e principi basilari come la libertà, la democrazia, la tolleranza, la dignità. Questi uomini coraggiosi conoscevano il significato della loro presenza a Nassiriya, sapevano anche dei rischi a cui andavano incontro e sono morti perché credevano in quello che stavano facendo. Il loro sacrificio non dovrà mai essere dimenticato, perché con il loro ricordo possiamo mantenere viva la loro memoria. Noi non li dimenticheremo. Per loro e per tutte le vittime cadute in missioni di pace vada il nostro pensiero e la nostra preghiera. Grazie. Diamo inizio alla cerimonia. Alza bandiera! Thank you.
Onori ai caduti. Prende la parola il sindaco di Fontenuova, Graziano Di Buono. Gentili concittadini e concittadine, autorità, personalità presenti a questa sentita e commovente manifestazione di ricordo, a voi tutti un caro saluto di una buona giornata. Saluto in maniera particolare le nostre guardie giurate volontarie che sono sempre presenti insieme a tutte le altre associazioni che ci permettono di realizzare queste bellissime manifestazioni che ci aiutano a ricordare, a crescere e a vivere in armonia rispetto ai tragici fatti che si sono succeduti un po' nelle varie parti del mondo, ma in maniera particolare oggi siamo qui per ricordare quello che il 12 novembre del 2003, quindi poco più di 10 anni fa, è successo nella lontana e arida terra irachena, dove carabinieri, soldati e civili furono barbaramente massacrati mentre erano lì per compiere una missione di pace. 10 anni è un ricordo forte, è un tempo anche importante che è passato, ma il ricordo deve restare sempre forte nei nostri cuori, perché quelle vite
che sono andate perse possano rendere testimonianza, soprattutto ai giovani, dei valori, della volontà di questa grande nazione, di questa nostra patria, la terra dei nostri padri, quindi di tutte le persone che si sono sacrificate, che si sono immolate nel corso del tempo e che ci permettono oggi di vivere in una nazione libera, civile, democratica, con qualche problema. Sicuramente oggi la vita è un po' più complicata, soprattutto per i giovani. Beh, noi a loro vogliamo rivolgere questo invito del ricordo per crescere in un contesto sempre più libero, sempre più civile, sempre più democratico, con la riscoperta dell'orgoglio nazionale. Dobbiamo essere fieri nel ricordo dei nostri 19 italiani che sono morti a Nassiriya. Dicevo, dobbiamo essere fieri nel ricordarli e nell'appropriarci di quelli che erano i loro valori, le loro volontà, rispettando il dolore delle giovani mogli, dei genitori, dei figli che erano piccoli e oggi sono diventati grandi, che 10 anni di tempo tante cose possono cambiare, ma niente può modificare la riscoperta di valori veri, quale la appartenenza alla patria, alla nazione, a questa bellissima Italia che noi vogliamo impegnarci insieme alle forze dell'ordine, a tutte le associazioni di volontariato, a tutti quelli, e sono tantissimi, che vogliono bene a questa nazione per farla diventare sempre più forte, sempre più libera e fare in maniera che si riesca a contribuire nel processo europeo e nel processo internazionale a creare una nazione sempre più forte che nel rispetto della libertà e della democrazia e della civiltà sappia imporre i propri valori anche al resto del mondo. Quindi è un momento di riflessione, di commozione, ma è anche un momento di orgoglio e la vostra massiccia e sentita presenza è una grande testimonianza che la piccola ma amata città di Fontenuova consegna all'interno di questo messaggio complessivo. Quindi grazie per essere qui, poi proseguiremo con la Santa Messa, è presente anche il nostro parroco Don Vito che credo sia da qualche parte, è dietro alle mie spalle e quindi salutiamo con estremo calore e quindi dobbiamo rendere grande onore ai caduti di Nassiriya ed essere fieri di vivere in questa grande nazione. Viva l'Italia e buona giornata a tutti. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi, la storia di un popolo ha nelle sue feste nazionali un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare a Cristo, che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui, primogenito tra molti fratelli, si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà nella giustizia e nell'amore. Innalziamo a Dio giusto e santo
la preghiera universale per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedano per noi Maria Vergine Madre, San Giuseppe nostro patrono, insieme a tutti i santi della nostra terra. Diciamo insieme: proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra amata Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana, con l'aiuto dei santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, patroni, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorra efficacemente all'edificazione di una vera casa comune della nuova Europa. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra terra sabina, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia fra cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature e Dio creatore e padre. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo. Preghiamo. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita, per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace della lealtà e della concordia. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sii tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita, da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo, nostro Redentore, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo e l'adesione a Gesù Cristo crocifisso, morto e risorto per la nostra salvezza. E per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Andiamo, grazie a Dio. Signori, adesso ricostituiamo il corteo, appena è pronto ci rechiamo verso la chiesa dove sarà celebrata la Santa Messa, sempre alla memoria dei caduti di Nassiria. Quindi cortesemente seguite il corteo, chi deve andare a messa, spero che ci vengano tutti ovviamente. Grazie. Thank you.
Yeah.
delle gravose attentate. Mentre preghiamo per loro, che il Signore li ricompensi per il bene fatto e li metta più presto al banchetto del cielo. Mentre preghiamo anche per le loro famiglie, perché anche se sono passati 10 anni ancora è forte il senso del dolore, vogliamo pregare anche per tutti noi, perché queste morti significhino qualcosa per loro, ci insegnino a vivere bene e a donare la nostra vita per il bene degli altri. Per questo realizziamo la nostra celebrazione, chiediamo perdono con le parole della liturgia. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Ecco, sta per venire il giorno rovente come un fuoco. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà, dice il Signore delle eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Parola di Dio. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Risuoni il mare e quando le racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battono le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Il Signore giudicherà il mondo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello? Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che ne avessimo diritto, ma per darci a voi come un modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi dati, esortandovi nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane, lavorando con tranquillità. Parola di Dio. Molti infatti verranno nel mio nome
sono io. E il tempo è vicino. Non andate dietro a lui. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro, si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti, segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti al re e governatore a causa del mio nome. Avrete allora l'occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né contro voi. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Vivere dell'immortalità, risorgeremo come è successo anche a Gesù.